ragazzi, ma te dammi, sai qualcosa su Tudor? Sì, io so che praticamente gli è stato proposto, ma sento, ho sentito già che ve l'ha detto Luca prima, un contratto fino a giugno. Il suo entourage vorrebbe un contratto di 18 mesi, da quello che risulta a me, ragazzi, ma a non 3 si può, milioni. Ma non si può dare a Tudor un contratto da traghettatore, è una follia. Cioè, ma non vabbè, se accetta, mai. Manfred, se accetta, so affari suoi. No, ma non accetterà mai, ragazzi. Cioè, il traghettatore, Tudor non è un traghettatore. Cioè, il traghettatore è giustamente Mazzarri, è quelli che sono liberi. Ballardini, è quelli che non no, li se vuole posso più. Ma io mi chiedo, no. Manfred, se posso darvi una piccola notizia. Oggi ero in compagnia di Pedullà, ha sentito lui Mazzarri. Mazzarri non è stato mai contattato dal Napoli, visto che qualcuno l'aveva accostato. Ma è vera questa cosa che si è offerto lui? L'ho detto pure io ieri sera, ho fatto anche sentire un messaggio vocale di Mazzarri. Io ho scritto vado a dormire col sogno di... No, mi ricordo che l'avevo sentito, non mi ricordo che era proprio qui da noi, chiedo scusa. Incredibile. Però infatti mi ricordo questa cosa dell'audio. Siamo di fronte a un problema serio, cioè qui De Laurentiis vuole cacciare la Roma. No, però aspetta, Manfred, Tudor come traghettatore. Però Manfred, il problema l'ha creato, poi sento volentieri Luca, il problema l'ha creato De Laurentiis. Io sono giorni che sento e ascolto De Laurentiis furioso, De Laurentiis incazzato. Gliel'hanno detto in tutte le salse quest'estate. Garcia è l'uomo sbagliato, Garcia non è l'uomo giusto, destra, sinistra, lui che ha fatto, ha preso Garcia e l'ha presentato pure in pompa magna. Adesso ora che cosa vuol fare? Io no, Ciccione, io non parlo con te, ma hai stufato. Camelli oggi pomeriggio ti ha dato del coglione, ha fatto invece, bene. Scusa Luca. Il capolavoro Mourinho, secondo me, è capolavoro De Laurentiis, perché è la colpa è sua. Quanto e fa cadere tutto a Garcia. Ha fatto un'operazione fenomenale. Era un piano. È stato geniale, perché al Napoli nessuno voleva venirci a causa dello scudetto. Perché nella migliore delle ipotesi, facendo un miracolo, avresti semplicemente pareggiato quello che aveva fatto anche Luciano Spalletti, quindi a Napoli non ci voleva venire nessuno. È per i comportamenti di De Laurentiis, è per l'ingaggio basso, è perché c'era questo paragone costante con Luciano Spalletti. Allora lui cosa ha fatto? Ha preso Garcia. Oggi bravo, chiunque può venire al Napoli, perché tanto certo, fare meglio di Garcia non è difficile, perché il Napoli di Garcia adesso è al quarto posto, magari chiude Tudor la stagione al terzo dicono posto, sia lui sta foto qua gli faranno sì, è lui, gli faranno gli applausi. Ma è chiaro che oggi ti accontenti anche di un allenatore che ti porta al terzo posto. A giugno, dopo lo scudetto, non ti saresti accontentato. Ed è per questo che è stato preso Garcia. Come disse un giornalista che tanti anni fa portava la barba come la mia, al Napoli ci andrà ad allenare solo qualcuno che non ha nulla da perdere. Ed ecco il motivo per il quale è arrivato Rudy Garcia. Più che nulla da Luca, perdere, Luca, però si continua a Roma. Perché sul mercato non... Garcia si è fatto andare bene tutto, quando poi alla fine secondo me le operazioni erano 28 milioni per l'Istrom, c'entravano niente con la squadra che c'ha il Napoli, ma non per il giocatore ma come strategia, cioè si vede che dietro comunque non c'era un progetto tecnico e l'allenatore ha avuto praticamente non ha avuto peso in quella che erano le scelte di mercato. Sì, c'era molta approssimazione, ma ancora oggi che veniamo a sapere che alcuni ne vale la pena, cerchi un attimo, scusi, invitati... papà non ci credo, non ci credo, non ci credo. Zidane è il nuovo allenatore del Napoli, è stato scelto lì sulla panchina. Abbiate a tremare perché vinciamo lo scudetto e vinciamo pure la Champions. Mamma mia! Svegli forte! Oh Luca, Luca, non è intelligenza artificiale, raga, no. Ma come Luca, tutto il mondo, se mi posso permettere. No, prego. Luca, tutto il mondo quest'estate diceva quello che ha detto prima Damiano, cioè dove andate con Rudy Garcia? Però voi come ambiente Napoli avete detto non abbiamo bisogno, non vi preoccupate, è forte Rudy Garcia. Però non è vera sta cosa, non è vera sta cosa. Dammi, no, dammi io pure... ambiente Napoli, no, aspetta, non un attimo, aspetta, io ti dico quello, però io ti dico quello che è arrivato a me dove... No. Io ti dico quello che arrivò a me st'estate quando abbiamo fatto un TikTok con Enerix dove criticavamo Rudy Garcia e la scelta di Rudy Garcia. Ma cosa che tanti ci dicevano
È il suo modo di ricordare. Ma che cazzo sta a dire? Dammi, io non parlo ambiente Napoli tifosi, io parlo la stampa. Rudy Garcia, ma questo non lo so. No, ragazzi, Rudy Garcia è stato pompato, Luca. Dai, ricordiamolo. Aspetta, Flavio, mi ricordo Flavio, l'intervizio di Dazon che sembrava Guardiola. Flavio, ascoltami. Io frequento le conferenze stampa e nelle ultime settimane ho visto delle cose allucinanti. Sì, nelle gente, ultime, colleghi, Luca, parlo di agosto. Aspetta, aspetta, consentimi. Colleghi che palesemente in faccia perculavano Rudy Garcia. Perché nasce questo? Perché Garcia viene delegittimato dal presidente. Allora, quando nacque anche l'alterco con il... Ma cosa vuol dire, Luca, perculavano Rudy Garcia? Ad esempio, un collega fa due domande in una al mister e dice: gliele faccio facili così almeno se le ricorda, prendendolo palesemente in giro davanti a tutti. Cioè, ci siamo guardati tutti così. E hanno continuato, cioè, è stato un continuo. Ma infatti, Luca, io c'è una sua intervista che noi avevamo analizzato poco tempo fa, Manfred, con chi era? Quella con Politano? Che dice: non ho capito bene, giusto? Quella lì. Sì, se l'era presa, allora l'ha sbagliato palesemente Garcia, perché Garcia... No, però dico, c'è il mood, cioè viene proprio bullizzato del Corriere. Scusa Luca, ma lui veniva proprio bullizzato. Nell'ultimo periodo è stato delegittimato anche da gran parte della stampa. Ma delegittimato vuol dire bullizzato in sala stampa? No, bullizzato no, però l'episodio a cui fa riferimento tu, la Garcia ha sbagliato, perché se l'è presa con qualcuno che in realtà non gli stava chiedendo nulla di offensivo. Cioè, se tu mi chiedi meno 7 dall'Inter dopo 11 giornate vuol dire già resa scudetto, io non ti sto offendendo. E Garcia invece lì si offende ad Antonio Giordano del Corriere dello Sport, che lui era sempre aggressivo nei suoi confronti. Questa purtroppo è la... Anche un po' presuntuoso, Luca, No, dai, secondo me lui è stato molto attaccato. Allora, sapendo che è francese, ragazzi, anche francese, quindi sta sul cazzo a tutti. Però non è questo il discorso. Lui si è presa con Giordano perché Giordano è una persona estremamente elegante, estremamente cortese, e sapeva che probabilmente non avrebbe risposto. Se l'avesse detto a qualcun altro, qualcuno si sarebbe alzato e gli avrebbe detto: ma chi ti sta attaccando? Poi, per ritornare al discorso di prima, se vi ricordate anche l'alterco che nacque con Rizzo, nacque sulla base del fatto che tutti gli davano del coglione. Io dissi: ragazzi, ma secondo voi Garcia è davvero così coglione da mettere mano e stravolgere quello che è l'assetto tattico della squadra che ha stravinto lo scudetto? Beh, dopo 3 mesi la risposta è arrivata dal campo. Allora, Luca, per favore, dobbiamo chiudere sul Napoli. Se ci vuoi dire, non so, le percentuali di Tudor, di Garcia via, di Garcia resta a oggi? Allora, fare percentuali è impossibile. Quello che sappiamo è che il Napoli è in all-in su Tudor, nonostante ieri Tudor abbia fatto sapere di volere 1 anno e mezzo di contratto, quindi fine contratto al giugno 2025, mentre invece il Napoli offre un contratto fino al giugno 2024. Ad oggi, dopo l'incontro con Tudor e non con il suo agente, perché a Roma ci è andato direttamente Tudor, pare che il mister si sia convinto anche sulla base dell'opzione di rinnovo automatico in favore del Napoli in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. È ovvio che se l'obiettivo è arrivare tra le prime 4, ragazzi, il Napoli è una rosa che, anche se la metti in campo da sola, tra le prime 4 ci arriva, quindi questo può essere un ottimo punto di incontro. Boh. Vabbè, fare il 3-4-1-2 per Tudor a Napoli non sarebbe un problema. Staremo a vedere, ma Tudor scelta sbagliatissima. Tudor, è vera la storia? Vai Deli, che poi lo dobbiamo salutare. Se è vero che De Laurentiis ha provato a chiedere a Garcia tipo delle dimissioni in cambio di uno scondicino su quello che doveva pagare. Allora, non lo ha fatto personalmente, è ovvio che lui l'ha messo nelle condizioni di dimettersi, no? Perché dopo la Fiorentina va a parlare con Conte, lo fa sapere a tutti, e dopodiché incomincia a presenziare come una vedetta lombarda ad ogni singolo allenamento. Allora, se Garcia avesse avuto un impeto di orgoglio, probabilmente si sarebbe dimesso. Però De Laurentiis cade sempre in piedi, perché nel contratto di Garcia c'è una clausola per la quale se... per giusti meriti Garcia fosse stato esonerato, il Napoli avrebbe dovuto pagarlo solo fino a giugno 2024, e quindi non avrebbe dovuto rispettare il contratto fino a giugno 2025. C'è un però: pagandolo per un solo anno si perdono gli sgravi fiscali, quindi lo sgravio IRPEF del decreto crescita, quindi alla fine i 2 milioni e mezzo diventano comunque 5. Geniale.
quella sfida li dà allo Stato, li dà all'erario, ma non li dà al mister, capito? Un genio, un genio. Grazie Luca. Luca, se ci sono news ti aspettiamo anche domani. Mettete per favore, moderatori, il link di Luca qua. Grazie Luca. Seguite Luca Cerchione, grazie mille. Vado a chiedere scusa a Rizzo. Io se posso. Quella sfida fra Alcatraz. Senti cosa hanno fatto le due. Quella sfida fra Alcatraz e Svederez. Inviato. Quella sfida fra Alcatraz. Alcatraz. A me. Visto che vi avevo promesso un ritorno clamoroso, scusami, ma tu hai fatto peggio ieri, porco zio. No. Andrea Azzoli, hai detto Santa Maria. Beh, no, bellissimo, 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 bellissimo. Geniale. Allora, questa sera, come vedete, c'è Faina che è interista, c'è il Monarca che è interista, ma c'è anche il maestro dei maestri, Fabio Bergomi. Buonasera, capolista. Buonasera. No, no, perché ieri non si è parlato di Inter, Fabio, su questo canale. Ciao a tutti. Manca ciao Fabio. Pronipote De Prisco e stiamo a posto. E infatti è il ritorno del mio più grande fratello interista. Ale. Ciao Vasilli. Ma che bello. Mandavi in ambasciata, devi andare là, difendi tu, Manfredi ha fatto un caso. Ha fatto il Rai. Sei combinato. Adesso, l'ho dovuto. Aspetta che te lo faccio. Aspetta un attimo. Prego. Ma guarda, questo sei è muto. Mutato, sei mutato, Manfredi. È muto. Ah, già si è mutato, eh. Mi ha mutato. Buonasera, cavolo. Come va? A me bene, a te dico, hanno mandato in ambasciata. E immagino che va bene, immagino che va bene. Quando un ridicolo, ma che è successo? Quando una simulazione diventa un rigore e il VAR non dice niente, immagino che va tutto bene. Come mai? Va sempre tutto bene. Sta iniziando a far paura qualcuno che non doveva far paura? Sempre paura. Chi sta al secondo posto? Ma una grandissima prostituzione. Sta iniziando a far paura? Lo vedo. Ma non è bello. Con la maglia della Toho. Della non è bello così, Cavasini. Non è bello. Senti, ti dico solo una cosa. Ho visto che giochicchi in terza categoria. Che roba è? Senti, no, organizza un po' un'amichevole con la mia squadra, dai. Sì, vabbè, cambiamo discorso. Dai. Sul campo. Abbiamo fatto un ride, spero che siano arrivate un po' di persone, eravamo a fare, voi l'attaccate e non la difendiamo, anche perché insomma il titolo è molto forte secondo noi non corrisponde alla realtà, ma insomma Alessandro è un big ritorno, quindi vai Ale, insomma mi spieghi dov'è il furto, visto che ne abbiamo... Ah, andiamo subito sul furto? Non lo so, il titolo parla di quello. Abbiamo subito l'insubibile per 13-12 giornate così e... Allora, qui sai cos'è successo di bello? Che ieri in tempo diretto gente come Denis, ma tutti gli esperti hanno iniziato a dire che chiaramente non è rigore perché è Thuram che realmente va verso il difensore. Che palesemente visibile, come se la ride. Poi oggi quando iniziava, allora hanno iniziato a sganciare i loro, quelli che comandano, che sono andati nei vari programmi e hanno iniziato a dire no, ma il gol del Lecce di Piccoli, ma forse quello su Mkhitaryan, perché questa è, vabbè, io sono arreso a questa cosa qua, però mi piace analizzare l'evidenza che questo è Thuram che va contro ancora Manfred, ancora devi fare qualche lezione di recitazione, però no Manfredi, ma guarda, ancora ti riesce male, bravo, ancora ti riesce male. Da interista volevo dire che Manfredi ha ragione, l'Inter ha fatto un furto, ha rubato i sogni alle altre 19 squadre di poter vincere lo scudetto, perché 2000 categorie
sopra qualunque squadra del campionato italiano. Se tu pensa che sì, 2000 categorie e dopo a una squadra e dopo 12 giornate hai solo due punti in più di una che gli hanno tolto, uno per doping, uno per calcio scommesse, li ha contati e sei due punti sopra appena e sei superiore clamorosamente, tu pensa. E prima o poi la fortuna di una squadra che prende 20 tiri a partita e vince finisce. E io ti posso dire che la Juve arriverà a non meno di 10 punti di distanza dall'Inter a fine campionato. Ma io mi sono perso il passaggio in cui Manfredi è diventato juventino. Io sono giornata sempre, è sempre stata la mia seconda squadra preferita. La seconda. Bravo Manfred, bravo. Ma okay, se non fossi nato tifoso di Inzaghi sarei nato tifoso di Del Piero. E questa le armate bianco-rosso-nere esistono da sempre. Appunto. L'Inter è sola contro tutti da sempre, questo lo sappiamo. Ma... Beh dai, l'anno scorso abbiamo visto spalleggiarvi col Napoli nella contro alleanza da tifosi, quindi ci sta. Boh, io non mi ricordo di alleanze con nessuno, forse non tu personalmente, però io venivo qui e dicevo piuttosto spero che vinca la Juve, quindi io no Fabio, no, non parliamo di noi, Fabio questo è mai, però questo è mai. No io dicevo un alleanza perché proprio come ma l'ho spiegato l'anno scorso, hanno contestato alla quarta Spalletti, poi d'estate parlavano di Europa League, quello che hanno fatto, guarda che l'hanno fatto anche i nostri quest'estate, mi spiace, un gran numero di tifosi dell'Inter soprattutto su quella fogna di Twitter quest'estate parlava di quinto posto, quarto questo posto, questo è vero e io invece hanno criticato il mercato, io mi sono esposto, ho detto voi siete veramente degli incompetenti, questa è una lurida fogna e ho messo l'Inter, che non vuol dire che debba vincere, ma strafavorita, e poi io chiaramente gli sto cagando il cazzo di domenica, perché poi io le cose poi mi piace rinfacciarle, e però senza andare su diluire gli argomenti, sì, ma ce ne sono alcune addirittura di giugno, ce ne sono alcune proprio spiegate delle cose quando ancora mancava Sommer, ho scritto delle robe di Thuram quando la gente sputava su Thuram, ho detto la dirigenza mi ha confermato, ma non lo dicevo io ad sì, oggi sì, ma robe di 5 agosto, questo è fattuale. Beh, l'Inter per me ha fatto la migliore campagna acquisti degli ultimi 3 anni, forse. Però non piaceva la maggior parte. Non piaceva perché Thuram era... Volevano Lukaku. Bidone, esatto. E perché Sommer, io mi ricordo quella prima... Come faccio, Cavacini, a rispettare una tifoseria che ha come idolo Lukaku? Dimmi tu. Dimmi. Cioè io ci provo. Ma una tifoseria che ha come idolo... Beh, detto da uno che si è scambiato Bonucci... Stavo dicendo io, mi hai levato il Bonucci. Ma non è mai stato il mio idolo Bonucci. Ma uno che si strappica, no, portatemi Lukaku, uno coi piedi storti, che può giocare massimo alla Roma. Ma perché? Quando c'è Lautaro, che è uno dei più forti attaccanti d'Europa, come si fa a innamorarsi di Lukaku? Spiegamelo. Peggiorato, eh? Lo so, eh.